Grande fratello VIP, cambio programmazione 23 Mediaset sospende la doppia puntata. Cambio programmazione per il Grande Fratello VIP 7 nel prime time di Canale 5. Le novità riguardano il palinsesto delle puntate serali, che subirà uno stravolgimento a partire dal 23 marzo 2023. Infatti il GF VIP perde una puntata settimanale, giovedì non è prevista la messa in onda in prime time del nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il cambio programmazione Mediaset legato al Grande Fratello VIP 7 ha a che fare con la cancellazione della doppia puntata serale su Canale 5. A ridosso della finale di questa edizione in casa Mediaset si è scelto di sospendere l'appuntamento con la puntata del giovedì sera. Dal 23 marzo, e per la settimana successiva, al posto del GF VIP ci sarà un film che andrà a riempire il vuoto lasciato dal reality show condotto da Alfonso Signorini. Di conseguenza l'appuntamento con il Grande Fratello VIP 7 proseguirà di lunedì sera e la nuova puntata è in programma il 27 marzo in prime time su Canale 5. Si avvicina così la puntata finale di questa edizione che, nonostante le critiche e il cambio di rotta richiesto da Pier Silvio Berlusconi, ha registrato una buona media dal punto di vista Auditel. Gli ascolti del reality show Mediaset viaggiano su una media che arriva a sfiorare la soglia dei 3 milioni di spettatori in prime time, con punte che hanno toccato anche il muro dei 3 milioni e mezzo di fedelissimi in prime time. Lo share di questo GF VIP si aggira su una soglia compresa tra il 19 e il 22%, ma ci sono state diverse puntate che hanno raggiunto anche il 25%. Come quella in cui è stato affrontato il caso Marco Bellavia. Forte di questi ascolti registrati quest'anno, il reality show condotto da Alfonso Signorini è già confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset. Ma cosa succederà nel corso della prossima puntata serale del GF VIP in programma lunedì 27 marzo su Canale 5? Le anticipazioni sul reality show rivelano che ci sarà spazio per la proclamazione del quarto finalista di questa settima edizione e al tempo stesso ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal cast. In questo modo si andrà ad arricchire la rosa dei concorrenti che potranno prendere parte alla finalissima di questa settima edizione, prevista per lunedì 3 aprile in prime time.